Signore e signori, Gianluca Ragone. Senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo fermo nel futuro. E non so se voglio mica farmi loro, o saprò soltanto voi sconosciuti, però le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potranno dire che i miei giorni li ho vissuti. Gianluca, 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 Gianluca. Buonasera. Troppo affetto. Mi presento a voi non a muso duro, come canta Bertoli, ma con un sorriso. Un sorriso che riflette la mia serenità. La serenità per la scelta fatta. Perché voglio dire ciò che penso. Bravo. E andare verso il futuro. E andare verso il futuro con lo sguardo dritto. Non è difficile immaginare. Facciamo meglio. Non è difficile immaginare quanto sia stato, quale sia stato il mio stato d'animo in questi giorni. Queste settimane, lo potete immaginare. Non vi nascondo che non è stata una scelta facile. Hai scelto bene, dove vuoi? Ho combattuto una guerra intestina, una guerra con me stesso, tutta intima, che ho condiviso con le persone che amo, la mia famiglia, i miei amici. Bravo! Circa un mese fa mi è stata fatta questa proposta, proposta folle, che ho considerato folle, e dopo il primo momento di stupore, di sbigottimento, ho poi provato un grande sentimento di orgoglio, mi sono sentito veramente molto molto lusingato. Il tuo competitore politico, il tuo competitore politico storico chiaramente, ti chiede di fare insieme, di avviare insieme una nuova avventura politica. È il riconoscimento quindi delle tue qualità personali, anche di quelle ideologiche. Vedete, inutile nasconderlo, sin dalla prima ora, già dal 1999, con Giampiero ci siamo affrontati e confrontati sul terreno politico, partendo da basi ideologiche differenti. Ma si parlava di politica, nel nostro piccolo facevamo e abbiamo fatto politica. Le persone hanno idee diverse, le persone hanno idee diverse e la diversità è anche ricchezza. Questo per dirvi che le nostre differenze erano e restano, lo restano, noi, ognuno di noi resta quello che è, restano sul piano ideologico. Mai c'è stata mancanza di rispetto, mai è stata lesa la dignità dell'individuo, perché le nostre discussioni sono avvenute sempre fra persone mature e persone leali. Una lealtà e un rispetto che, ahimè, mancano in quella che io chiamo la gabbia. La gabbia è un sistema. La gabbia è fatta da persone, persone che, il sistema che ti ingloba,
lasciandoti un certo spazio di movimento, un certo spazio di manovra. Ma guai a dissentire, guai a uscire dal seminato, guai a provare a pensare fuori la logica del branco. Bravo. A quel punto la gabbia serra le maglie, serra le sue maglie e prova a soffocarti. Nel giro di pochi minuti perdi il saluto di alcuni figuri, così. E subito, immediatamente, parte la macchina del fango. Vai a dormire che sei considerato un angelo, ti risvegli diavolo. Combattendo questa guerra, questa mia guerra interna, non riuscivo a capire quali erano i veri motivi, quali erano gli elementi del mio profondo turbamento. Perché sentissi sentimenti così forti, così contrastanti? In realtà, quella che è stata la mia esperienza politica, quella che è stata la sezione dei Democratici di Sinistra, è morta 7 anni fa, è finita 7 anni fa. L'esperienza di Caselle Oltre che ho vissuto su un piano esclusivamente sentimentale ed affettivo, perché il movimento composto, non lo dico così e so che per loro è lo stesso, un movimento composto da persone che io considero amici fraterni, questo movimento si è dissolto dopo un'ora dal risultato elettorale. Insomma, in questi 5 anni non ho fatto parte di nessun gruppo, non sono stato mai invitato a nessun pranzo o cena di festa. Non una telefonata. In 5 anni ho avuto giusto un'attenzione gratuita e completamente ingiustificata. In un articolo che poi è risultato essere l'ultimo articolo di quel giornalino che veniva pubblicato. Penso che 5 anni di silenzio possano suggellare la fine ufficiale di qualsiasi storia di amore, anche di quella più appassionata. E così è stato. Parlo di storia politica, non parlo di rapporti umani, non parlo di amicizia. Siamo su un altro piano, questo è scontato. Però poi ci si ricorda delle appartenenze politiche, così, magicamente, ad un mese dalle elezioni. Se cambi sei traditore. Ma non è così che funziona, non lo è per me, non lo è per me. E quindi qual era il motivo di questo mio profondo turbamento? Cosa mi impediva di valutare in modo sereno, la giusta serenità, questa proposta di nuova avventura politica? All'improvviso mi si è accesa la lampadina, ho capito che era semplicemente paura, la paura di rompere le catene, la paura di uscire dalla gabbia. Stavo rinunciando alla mia indipendenza intellettuale, al mio modo di essere, alle mie idee, per paura, solo per paura. Poi però mi sono ricordato di una frase di un tale Ernesto, molti di voi lo conosceranno. Bene, questo tale Ernesto diceva: l'unica battaglia che ho perso è stata quella che ho avuto paura di combattere. E io vi dico che questa battaglia invece non l'ho persa. Ho capito che in realtà non c'era da scegliere fra una fazione politica e l'altra. La scelta era fra il nulla, ovvero restare indifferente, continuare a star seduto, sentenziando e giudicando, oppure scendere in campo, scendere nel campo, sporcarsi le mani, cercare finalmente di realizzare quelle cose che da sempre sono nella nostra testa.
cercare di applicare quel modello, quel modo di essere, frutto della mia formazione politica, cercare di donare alla mia comunità tutta la mia passione, tutte le mie idee e anche la mia professionalità, donare la mia professionalità a quella che è la culla in cui sono cresciuto. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. Antonio Gramsci. E allora ho buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ho superato ogni paura e ho deciso di non essere indifferente. Oggi sono qui a combattere questa battaglia insieme a voi, per tutti noi, da partigiani. La vera rivoluzione deve cominciare dentro di noi e stasera vi parlerò di una rivoluzione non violenta, non combattuta sulle barricate. Voglio parlarvi di una rivoluzione culturale, di un cambiamento radicale di approccio alla vita quotidiana. In queste sere vi parleremo, e anche stasera, di molti progetti di tipo a carattere immateriale, progetti quindi non necessariamente legati al recupero di risorse finanziarie, ma dipendenti essenzialmente dalla voglia di lavorare e dalla passione con cui si cercherà di realizzarli. Vi parleremo di rifiuti zero, di materia prima secondaria, di filiera corta, di commercio equo e solidale, di lavoro e di amore. Amore per la nostra terra. Amore per la nostra terra, amore per quello che siamo, amore per la nostra comunità. Si tratta di un sogno, è un pezzettino, un piccolo pezzo di questo sogno, parte con un bando di assegnazione. Vi sto per parlare del punto numero 8 del nostro programma, terre ai giovani. Abbiamo deciso di assegnare terre pubbliche in corte ai giovani che si vogliono avvicinare all'agricoltura. Si tratta di un punto che presenta un'infinità di sfaccettature e di risvolti. Ed un primo immediato risultato riguarda la gestione del territorio. Una campagna vissuta è una campagna viva, protetta, sorvegliata. E quindi come risultati immediati avremo la riduzione dei fenomeni idrogeologici, quindi la riduzione della spesa per risolvere questo tipo di fenomeni, la riduzione degli incendi, la riduzione del fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, la riduzione del fenomeno del bracconaggio. Il secondo risvolto è chiaramente di natura economica. Dare terre, coltivare le nostre terre, significa creare microeconomia. È necessario arginare in ogni modo, il fenomeno dell'emigrazione dei nostri ragazzi. È un lavoro che oggi viene perseguito strenuamente dai tanti piccoli e medi imprenditori che coraggiosamente continuano a investire sul nostro territorio e ai quali deve andare tutta la nostra gratitudine. Ma se negli ultimi 30 anni Caselle ha perso un terzo della sua popolazione, è evidente che c'è bisogno ancora di altro. Mille abitanti in meno. Mille è un numero enorme, tragico. Siamo vicini al punto di non ritorno. Non si può rimanere inermi, bisogna reagire, non si può far finta di niente. Creare reddito significa rilanciare tutto il nostro sistema economico, con chiari benefici per tutta la comunità. E il rilancio di tale microeconomia passa e passerà
necessariamente attraverso la creazione della filiera corta. L'istituzione di un marchio di qualità e di un consorzio di garanzia renderanno possibile la commercializzazione dei frutti della nostra terra. La filiera corta permetterà di avere prima nei nostri negozi, nelle nostre botteghe, nei nostri ristoranti e poi sulle nostre tavole prodotti sicuri e sani. Conosciamo chi coltiva e sappiamo come lo fa, ma filiera corta significa anche produzione nel rispetto delle finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale, promuovendo la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole. Filiera corta significa riduzione dei rifiuti, riduzione delle emissioni, riduzioni del consumo idrico. Filiera corta significa impiego di materie prime secondarie come il compost. Lo vedremo meglio in queste sere, ma l'obiettivo rifiuti zero passa anche attraverso la trasformazione della frazione umida. Creeremo a tal proposito quindi una compostiera comunale. Oltre a prevedere la distribuzione di tutta una serie di micro compostiere da assegnare alle famiglie casellesi. Il compost, fertilizzante naturale, verrà riutilizzato da questi nuovi rivoluzionari contadini, da questi nuovi campesinos. L'ho già detto, l'attività avrà basi etiche e rispettose dell'ambiente, senza alcun tipo di sfruttamento. Saranno quindi i requisiti necessari per entrare nel circuito del commercio equo e solidale. Si tratta di un mercato di nicchia, ma che ha enormi, enormi potenzialità. È un treno che non possiamo perdere. Ma allo stesso tempo si potrà accedere a rapporti finanziari di privilegio con banche come Banca Etica, banche che sostengono lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, banche che sostengono la produzione biologica, la cooperazione internazionale allo sviluppo, banche che non finanziano produzione e commercializzazione di armi, sfruttamento del lavoro minorile, sfruttamento intensivo delle risorse ambientali. Insomma, il nostro piccolo battito d'ali, insieme a quello di tante altre piccole comunità, può provocare un uragano nella restante parte del pianeta. Questa è la rivoluzione che vogliamo attuare. La nostra comunità può diventare un modello contagioso, un modello che si propaga oltre i confini comunali, che infetti le comunità vicine e poi a cascata quelle più lontane, in una corsa inarrestabile, una bellissima corsa inarrestabile. So che è ambizioso, so che è difficile, ma so anche che ne abbiamo le potenzialità, ne abbiamo la forza, bisogna solo crederci. Questo è il mio sogno e voglio condividerlo con tutti voi, perché quando lo si fa da soli, il sogno resta solo un sogno, quando si sogna in due, inizia la realtà. Ale. Oh,